America, terra della libertà o destinata alla tirannia? In questo mini documentario approfondiamo i misteri profetici su questa superpotenza globale. Esplorando argomenti come la Roma pagana e il marchio della bestia, vedrai la connessione con il destino dell'America. Viaggerai attraverso la storia con noi e scoprirai cosa riserva il futuro. Apocalisse capitolo 13 parla di due bestie. La prima è descritta come un leopardo con sette teste e 10 corna e sale dal mare. La seconda bestia ha 2 corna e sale dalla terra. Usando l'interpretazione biblica, decodificheremo questi simboli per scoprire il loro vero significato. Apocalisse capitolo 13, versetto 11. Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra ed aveva 2 corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Nella Bibbia il mare rappresenta persone, moltitudini, nazioni e lingue. Pertanto la terra rappresenta un luogo non popolato. 2 corna come un agnello significa che sembra avere principi simili a quelli di un agnello, ma alla fine parlerà come un dragone. John Wesley, nei suoi appunti su Apocalisse 13 del 1754, riguardo la bestia con le 2 corna, disse: "Non è ancora venuta, sebbene non possa essere lontana, poiché apparirà alla fine dei 42 mesi della prima bestia." I riformatori concordavano sul fatto che la prima bestia era il potere papale e dicevano che la prossima bestia non fosse lontana. Quale potere sorse dopo la prima bestia quando finirono i 42 mesi? Deve apparire in un'area meno abitata, dove non ci sono molte nazioni e persone. L'unica potenza adatta sono gli Stati Uniti d'America. Nel 1776 ci fu la dichiarazione d'indipendenza. Nel 1783 fu riconosciuta l'indipendenza. Nel 1787 è promulgata la Costituzione. Nel 1791 fu aggiunta la Carta dei diritti. Nel 1798 la Chiesa cattolica ricevette la ferita mortale. Apocalisse capitolo 13, versetto 3. E vidi una delle sue teste come ferita a morte. Gli Stati Uniti ottennero il riconoscimento dalla Francia. Nell'Apocalisse, la Bibbia predice come una nazione indivisibile, con libertà e giustizia per tutti, si trasformi e, con potere infernale, tenterà di schiavizzare le menti degli uomini. Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra ed aveva 2 corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. La bestia che sale dalla terra simbolizza gli Stati Uniti d'America. Le sue 2 corna simboleggiano i 2 principi cristiani che lo hanno reso così prospero, protestantesimo e repubblicanesimo. Il protestantesimo stabilisce la separazione tra Chiesa e Stato, mentre il repubblicanesimo garantisce libertà ai suoi cittadini e libertà di culto. Nonostante la loro eredità cristiana, la Bibbia ci dice che gli Stati Uniti alla fine parleranno come un dragone. Chi è il dragone? Il dragone rappresenta Satana. Apocalisse capitolo 12, versetto 9. Così il gran dragone, il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo, fu gettato sulla terra.
ma anche se Satana è gettato sulla terra, non opera apertamente. Ad esempio, attraverso Roma, Satana crocifisse Cristo e perseguitò i cristiani. Da ciò vediamo che il dragone rappresenta non solo Satana, ma l'impero romano. L'Apocalisse collega un'altra potenza con gli Stati Uniti. Essa esercitava tutta l'autorità della prima bestia davanti a lei e faceva sì che la terra e i suoi abitanti adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita. Ora, chi è questa prima bestia? E vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, e sulle corna 10 diademi, e sulle teste nomi di bestemmia. E il dragone le diede la sua potenza, e il suo trono e grande autorità. Il mare rappresenta una moltitudine di persone. Apocalisse capitolo 17, versetto 15. Una bestia rappresenta un potere politico. Daniele capitolo 7, versetto 23. Anche le corna rappresentano un potere politico. Daniele capitolo 7, versetto 24. La bestemmia è un uomo affermare di essere Dio o di avere la capacità di perdonare i peccati. Giovanni capitolo 10, versetto 33 e Marco capitolo 2, versetto 7. Il dragone, che conferisce potenza, trono e grande autorità a questo regno, rappresenta l'impero romano. L'unico potere che corrisponde a questa descrizione è il papato cattolico. Il papato non è solo un'entità religiosa, ma è anche la nazione più piccola del mondo, occupando 0,44 chilometri quadrati. Quindi, se la Bibbia dice che l'America parlerà come un dragone, e farà sì che tutti adorino la prima bestia, ciò significa che, come la Chiesa cattolica, perseguiterà e costringerà tutti ad adorare il papato. Ma quando avverrà questo? La bestia simile ad agnello che proviene dalla terra, Apocalisse capitolo 13, rappresenta gli Stati Uniti d'America. Ora vedremo il passato e il futuro dell'America secondo la profezia biblica e l'istituzione dell'immagine della bestia che presto avverrà negli Stati Uniti. E vedremo come tutti questi fattori saranno le basi dell'oscuro futuro degli Stati Uniti. Consideriamo il destino profetico dell'America. È profetizzato che gli Stati Uniti, una terra di libertà, perseguiteranno il mondo. Quando? Nell'Apocalisse l'America è raffigurata come una nazione cristiana sotto il simbolo di un agnello con due corna, ma che parla come un dragone. Ed aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Essa esercitava tutta l'autorità della prima bestia davanti a lei. Come detto precedentemente, il dragone rappresenta la Roma pagana, mentre la prima bestia di Apocalisse 13 è la Roma papale. Ed in passato entrambe erano terribili persecutori della libertà. Quindi, se gli Stati Uniti parlano come un dragone, allora devono emanare una legislazione contro la libertà, come fece la Roma pagana. E se vuole esercitare il potere della prima bestia, la Roma papale, allora perseguiterà i suoi oppositori come fece il papato. Prima che ciò possa accadere, però, l'America deve respingere i due principi simboleggianti dalle corna d'agnello che l'hanno resa grande. Il primo corno, il protestantesimo, promuove la separazione tra Chiesa e Stato. Il presidente JFK una volta disse: «Credo in un'America dove la separazione tra Chiesa e Stato è assoluta, dove nessun prelato cattolico dica al presidente cattolico come agire,
e nessun ministro protestante dica ai suoi parrocchiani per chi votare, e dove a nessuno è negata una carica pubblica perché la sua religione è diversa da quella del presidente che potrebbe nominarlo o delle persone che potrebbero eleggerlo. Nonostante ciò, in America assistiamo alla mescolanza di queste due istituzioni. Le chiese sono entrate nell'arena politica per promuovere i loro programmi e i politici le hanno accolte a braccia aperte. Sostengono che esiste la separazione tra Stato e Chiesa, quindi non si può insegnare la religione ai bambini. Secondo me, non esiste la separazione tra Chiesa e Stato. Nel corso della nostra storia, le chiese e le guide religiose americane hanno invocato il cambiamento e ci hanno ispirato a prenderci cura e a riportare speranza a chi ne ha bisogno. E vorrei chiedere se possiamo iniziare con una preghiera. Grazie. Sono molto grato a questa amministrazione e a lei. Io sono cresciuto nella Chiesa e mi è stato insegnato che la fede nel governo è separata, quindi è molto incoraggiante. Ciò mi dà la speranza e la porterò alla gente di Los Angeles. In effetti questo malinteso sul concetto di separazione è importante. È utile affrontarlo e penso che oggi sia il momento giusto. È uno dei miei argomenti preferiti. Questo è uno degli argomenti più fraintesi della nostra cultura. I fondatori volevano proteggere la Chiesa da uno Stato invadente, non il contrario. Repubblicanesimo, il secondo corno, stabilisce la libertà civile e religiosa. La Costituzione americana dichiara: il Congresso non farà una legge sullo stabilimento di una religione o proibendone il suo libero esercizio. Recentemente, chi si è rifiutato di seguire la narrativa popolare è stato ristretto e penalizzato. Jessica è un'insegnante californiana licenziata per rifiutarsi di nascondere ai genitori l'identità sessuale dei loro figli, che va contro le sue convinzioni cristiane. Hanno trovato il mio profilo Instagram vedendo cose che non gli piacevano. Hanno scoperto le mie convinzioni, le mie opinioni su ciò che accade nel mondo, la mia religione cristiana conservatrice, ed erano molto arrabbiati. Peter Bleming insegnava in un liceo in Virginia, ma è stato licenziato perché si rifiutava di chiamare una donna come se fosse un maschio. Amo e rispetto tutti i miei studenti, compresa questa studentessa. Ho fatto tutto il possibile per accogliere la nuova identità della studentessa. Ho usato il nuovo nome, ho evitato i pronomi femminili, ma i pronomi maschili erano inappropriati. Ho fatto tutto ciò che potevo per accogliere e mostrare rispetto verso la studentessa e le sue scelte. Quindi non l'ha mai attaccata dicendo di non essere d'accordo con quello che faceva. No, come insegnante nella scuola pubblica non devo esprimere il mio punto di vista su questo argomento. Io insegno francese. Le due corna si sono indebolite. Quando questi due corni saranno rimossi, l'America inizierà a perseguitare i suoi oppositori. Ciò avverrà attraverso l'immagine della bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine alla bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita, e le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia affinché l'immagine della bestia parlasse. Cosa si intende per immagine della bestia? Un'immagine significa una copia, mentre la bestia rimanda alla prima bestia, cioè il papato. Cioè, in America si vedrà una copia di governo che somiglia al papato. Un governo dove la Chiesa influenza e controlla lo Stato. L'immagine che parla significa che promulgherà leggi. Cosa attende coloro che non collaboreranno con questo nuovo sistema?
L'America farà sì che tutti coloro che non adoreranno l'immagine della bestia vengano uccisi. Presto, l'America creerà una forma di governo totalitario Stato-Chiesa, simile al papato medievale. E tutti coloro che si rifiuteranno di aderire saranno uccisi. Ma questo pone un'altra domanda. Come saprà l'America chi sceglie di adorare l'immagine e chi no? Quale sarà il segno o marchio per distinguere chi sceglie di adorare l'immagine o no? Precedentemente abbiamo appreso come i due grandi principi americani, il protestantesimo e il repubblicanesimo, fossero sotto attacco e di conseguenza le libertà individuali siano ora in pericolo. E abbiamo visto che quando questi due principi verranno finalmente rimossi, verrà creata una nuova forma di governo conosciuta come l'immagine della bestia. Un governo simile al papato medioevale, dove la Chiesa controlla lo Stato. E abbiamo scoperto come è stato profetizzato che tutti coloro che non si sottomettono a questo sistema saranno uccisi. Consideriamo ora il marchio della bestia, il marchio che mostrerà chi adora o no l'immagine della bestia. Apocalisse capitolo 13 predice come gli Stati Uniti cercheranno di costringere tutti a ricevere un marchio. Inoltre, faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla loro mano destra o sulla loro fronte e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi aveva il marchio o il nome della bestia. Cos'è questo marchio? Nell'Antico Testamento, la parola ebraica per marchio viene tradotta come marchio o segno. E l'Eterno mise un segno su Caino affinché nessuno trovandolo lo uccidesse. Genesi, capitolo 4, versetto 15. Sarà per l'Eterno un titolo di gloria, un segno perpetuo che non sarà distrutto. Isaia, capitolo 55, versetto 13. È chiaro che nella Bibbia le parole marchio e segno sono sinonimi. Il marchio della bestia deve quindi essere il suo segno. In contrasto con il marchio della bestia, la Bibbia dice come alla fine dei tempi Dio metterà il suo marchio sul suo popolo. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sollevante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli, «Non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte i servi del nostro Dio». Apocalisse capitolo 7, versetti 2 e 3. Cos'è questo segno o sigillo? Un sigillo dà potere e autorità alle leggi e spesso contiene tre parti: il nome della potenza che lo emette, il suo territorio e la sua giurisdizione. Quindi, per scoprire cosa sia il sigillo di Dio, guardiamo alla sua legge, i 10 comandamenti, per vedere dove sono queste tre parti. Questo ci porta al quarto comandamento. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo, poiché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e il 7° giorno si riposò. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato. Qui troviamo il nome di Dio, l'Eterno, il suo territorio, cieli, terra e mare, e dato che sia il Creatore, ha il diritto di governare sulla sua creazione. Nel comandamento del sabato abbiamo il sigillo di Dio. Il 7° giorno di riposo del sabato dà autorità alla legge di Dio. Rifiutare il sabato osservando la domenica toglie autorità alla sua legge e la annulla.
D'altra parte, l'osservanza del riposo del sabato riconosce la legge di Dio ed è il segno o marchio che dimostra fedeltà a Dio. Santificate i miei sabati e siano un segno fra me e voi, affinché conosciate che io sono l'Eterno, il vostro Dio. Ezechiele capitolo 20, versetto 20. Il marchio della bestia, come il sigillo di Dio, non è un marchio letterale, ma simbolizza qualcosa che mostra l'autorità della prima bestia, che sappiamo essere il papato. Pertanto, per scoprire quale sia il marchio della bestia, dobbiamo scoprire quale sia il marchio di autorità del papato. Alla domanda sul vero giorno di adorazione, la Chiesa Cattolica dice: la domenica è il nostro marchio di autorità. La Chiesa è al di sopra della Bibbia e questo trasferimento dell'osservanza del sabato ne è la prova. Catholic Record, 1 settembre 1923. Domanda: che garanzia avete per osservare la domenica al posto dell'antico riposo che era il sabato? Risposta: per questo abbiamo l'autorità della Chiesa Cattolica. Catholic Christian Instructor, capitolo 23, pagina 272. I protestanti non si rendono conto che osservando la domenica accettano l'autorità del portavoce della Chiesa Cattolica, il Papa. All Sunday Visitor, 5 febbraio 1950. La ragione e il buon senso richiedono l'accettazione di una di queste alternative. O il protestantesimo è la santità del sabato, o il cattolicesimo è la santità della domenica. Il compromesso è impossibile. The Catholic Mirror, 23 dicembre 1893. Da queste dichiarazioni è chiaro che la Chiesa Cattolica considera il cambiamento del riposo dal sabato alla domenica come un segno di autorità, e che i protestanti, osservando la domenica, la onorano. È chiaro che l'osservanza domenicale sia il marchio della bestia. Se gli Stati Uniti cercheranno di far sì che tutti ricevano questo marchio, significa che cercheranno di costringere tutti ad adorare di domenica. Perché il marchio della bestia è posto simbolicamente sulla fronte o sulla mano? La fronte si riferisce alla mente, il luogo della ragione, dell'intelletto e della decisione. E queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore, nella tua mente. Le legherai come un segno alla mano, saranno come fasce tra gli occhi. Deuteronomio capitolo 6, versetti 6-8. Se uno è coscientemente d'accordo con l'osservanza domenicale, riceverà il marchio sulla fronte. La mano simboleggia azione. Tutto ciò che la tua mano trova da fare, fallo con tutta la tua forza. Ecclesiaste capitolo 9, versetto 10. Chi adora di domenica, anche se mentalmente non è d'accordo, riceverà il marchio sulla mano. In questi ultimi giorni, la Bibbia simboleggia il popolo di Dio come un angelo che vola nel cielo, dando l'ultima chiamata al mondo, avvertendo la gente di non ricevere il marchio della bestia e di ritornare ai 10 comandamenti, compreso il sabato. Un terzo angelo li seguì dicendo a gran voce: se uno adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla sua fronte o sulla sua mano, verrà anch'egli il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Qui è la costanza dei santi. Qui sono coloro che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù.
Presto l'America farà una legge religiosa che obbligherà tutti ad adorare di domenica, e chi si rifiuterà non potrà comprare o vendere. Chi adora di domenica riceverà il marchio della bestia, mentre chi osserva il settimo giorno riceverà il sigillo di Dio. Nessuno ha ancora ricevuto il marchio della bestia, ma quando questa immagine della bestia sarà imposta per legge e dovremo scegliere tra Dio o l'uomo, allora decideremo da che parte stiamo. La prova finale riguarderà l'adorazione: servire Dio o l'uomo. La posta in gioco sarà alta e tutti dovranno scegliere. Quale marchio sceglierai? Metti mi piace e condividi questo video. E se desideri vedere più video come questo, commenta qui sotto. Iscriviti per ricevere più video e condividi questo video con i tuoi amici e familiari. Per continuare lo studio sull'importanza del settimo giorno di riposo del sabato, visita sabbatansworld.amazingdiscovery.org.